Il centro studi del CNI ha un osservatorio diretto sul settore. Quali sono i dati più recenti rispetto al tasso di occupazione e quali consigli si possono dare agli ingegneri di domani? Allora, i dati più recenti che abbiamo ufficiali sul tasso di occupazione risalgono alla fine del 2011, che ci davano un dato confortante perché sembrava che la disoccupazione degli ingegneri fosse minore rispetto a quella di altre categorie professionali. Da quello che risulta dalle ultime ricerche, questo dato non è confermato per il 2012, quindi c'è un aumento del tasso di disoccupazione o comunque un ritardo della prima occupazione per quanto riguarda anche gli ingegneri. Quello che poi rileviamo dal nostro osservatorio è che i livelli retributivi sono decisamente diminuiti nel corso di questi ultimi anni, quindi dal 2007-2008 ad oggi si registra un decremento medio intorno al 20%. Rispetto ai consigli da dare ai giovani ingegneri, il centro studi sta avviando una ricerca sui profili professionali più richiesti sia in Italia che nei maggiori paesi europei, e questa è una ricerca che sarà pronta entro luglio, che intendiamo presentare al congresso, ma dai primi dati che siamo riusciti ad acquisire risulta che oggi quello che viene richiesto è un ingegnere giovane, laureato quindi presto, con sicuramente la conoscenza fluida della lingua inglese, con una elevata competenza. È difficile indicare una specializzazione specifica perché il mercato cambia con una rapidità impressionante. Forse la specializzazione più duttile è quella di ingegneria meccanica, che può rivolgersi a vari settori. In ogni caso bisogna essere pronti a convertirsi in settori diversi, quindi occorre una buona preparazione di base e la capacità di acquisire gli indirizzi giusti nel corso della preparazione e anche addirittura nel corso dell'attività lavorativa. SAIE 2013 sarà dedicato al tema del Better Building e il centro studi sarà presente. Quale sarà il suo contributo nella direzione del costruire meglio? Il contributo sarà come sempre quello delle nostre attività di ricerca. Noi adesso stiamo lavorando ad esempio ad una ricerca sulla individuazione dei piani di studio, cioè sui piani di studio delle diverse facoltà di ingegneria, che ci consentiranno di avere un quadro complessivo. Abbiamo collaborato ad esempio alla stesura di documenti tecnici in seguito al terremoto dell'Emilia Romagna e contiamo di continuare su questo filone.